E lui giustamente diceva, è proprio qui, nell'interpretazione dell'esperienza vitale, che Dio interviene illuminandoti, dandoti la chiave giusta per capire ciò che vivi. Perché c'è un'interpretazione umana delle cose e c'è un'interpretazione soprannaturale delle cose. Buon ladrone. Che cosa ha alle spalle? Furti? Probabilmente omicidi, se non veniva condannato a morte, con tutti gli annessi e connessi. Noi, con una visione cattolichina ristretta, diremmo è un delinquente e merita l'inferno. Sì, ho capito io, ma guardate che il primo santo che abbiamo in paradiso fatto da Gesù Cristo. Allora, io dovrei, a livello di fede, imparare a leggere quello che è accaduto a quest'uomo. Se quest'uomo non faceva quel percorso disastroso lì, avrebbe trovato Gesù Cristo prima di morire? Stando al dato, non stando alle ipotesi, ma stando al dato, no, non l'avrebbe trovato. Perché solo così lo ha trovato. Allora io comincio a livello di fede a capire che qualunque vita di qualunque persona è comunque preziosa davanti a Dio, anche se quella vita è sbagliata moralmente, come era sbagliata la vita di quest'uomo. Ma capite che questa è un'interpretazione di fede. Non è un'interpretazione razionale, perché l'interpretazione razionale mi dice quello era un bagaia, meglio perderlo che trovarlo. Mentre invece a livello di fede tu dici no, fermati. Se Gesù mi dice che 20 centesimi sono molti più soldi di 1000 euro, io comincio a capire che la ragioneria del Padre Eterno è molto diversa dalla nostra. E allora do una lettura di fede. Dunque, tu hai un'esperienza di tantissimi tipi. La tua personale, o vedi l'esperienza di altri, o hai un'esperienza letteraria, artistica, qualunque cosa, un'esperienza vitale qualunque. L'interpretazione di questa esperienza vitale, dice Alonso Schekel, può essere razionale, e può essere trascendentale. Dall'esperienza spirituale trascendentale tu hai l'intuizione. Come lo spirito ha agito nella comprensione, nell'interpretazione spirituale dell'esperienza, così lo spirito ti assiste nella intuizione che tu hai, perché l'intuizione non è creazione tua, l'intuizione te la trovi. E siccome questa intuizione nasce da una interpretazione spirituale, è chiaro che questa interpretazione di fede passa all'intuizione di fede, dove è lo spirito che opera. Ed è coautore insieme con te dell'interpretazione e dell'intuizione. Il momento creativo dell'attività letteraria è fondamentale, perché tu puoi scegliere se esprimere questa intuizione che tu hai avuto a livello di poesia, a livello di prosa, a livello di scultura, di musica, di pittura. Cioè la forma espressiva, anche qui, è la congiunzione tra le caratteristiche umane e il carisma dello spirito. Paolo dice che le qualità che noi abbiamo si chiamano carisma, e il carisma è dono dello spirito. E allora quando tu esprimi
una creazione letteraria, stai esprimendo un dono dello spirito. E perciò, dice Alonso Schekel, esaminando come un tizio mi produce qualche cosa di letterario, se io lo seguo, mi accorgo che in questo caso è Dio che interviene, proprio perché all'inizio c'è l'interpretazione di fede. Da questa interpretazione di fede nasce un'intuizione di tipo artistico, ma è un'arte ormai permeata dall'intervento di Dio, che poi si traduce in un'opera dove agisce il tuo carisma, che è ancora dono dello spirito. Mi sono spiegato? Questa, oggi come oggi, è la spiegazione, diciamo così, più idonea possibile per capire questo semplice schema. Quando si parla allora di questa parola di Dio, noi dobbiamo essere prudenti, perché Karl Barth, siamo alla linea 81, Karl Barth diceva: state attenti che quando dite Bibbia parola di Dio dovete saper fare delle distinzioni, perché esiste una parola di Dio rivelata, che è Gesù Cristo, una parola di Dio scritta, che è la Bibbia, e una parola di Dio predicata, che è la tradizione della Chiesa. Stuhlmacher, questo è nostro, Barth protestante, dice la cosa è leggermente più complessa. Perché esiste una parola di Dio accaduta. I fatti sono parola di Dio. E nella parola di Dio accaduta, la massima parola di Dio è questa qui. Gesù Cristo. Ma io non posso escludere che anche gli avvenimenti non siano parola di Dio. Devo dire, Gesù Cristo è la parola di Dio eminente. Ma dopo ci sono anche gli avvenimenti che sono parola di Dio. E quindi Stuhlmacher dice, dovete distinguere tra parola di Dio accaduta, parola di Dio testimoniata. Allora avete la predicazione apostolica, l'accoglienza dell'Antico Testamento e i testi del Nuovo Testamento. La parola di Dio annunciata. La liturgia è parola di Dio, la catechesi è parola di Dio, ma anche la vostra testimonianza è parola di Dio. Vi è chiaro? E quindi voi non siete esclusi da questo mistero che noi abbiamo questa mattina tentato di sondare. Gli avvenimenti non sono esclusi da ciò che abbiamo detto questa mattina. Questa parola di Dio accaduta è questa qui. L'esperienza vitale di Luisa Lonsuschek. Sulla quale tu eserciti con la tua fede una interpretazione. Ora il grosso problema, e finiamo perché siamo ormai agli sgoccioli, è questo. Ma se la Bibbia è parola di Dio in parola umana, capite che per capire la Bibbia bisogna partire dalla parola umana per arrivare alla parola di Dio. Parola di Dio in parola umana. Noi siamo qui. Per arrivare alla parola di Dio dobbiamo attraversare questo collo di bottiglia, che è la parola umana, attraverso la quale la parola di Dio ci è arrivata. Capite perché bisogna conoscere ebraico, greco, aramaico, conoscere storia, archeologia, usi, costumi? Voi ridete,
Ma è una mezza eresia quella che molti di noi cristiani hanno in testa senza saperlo. Che basta aprire e leggere e trovo la parola di Dio. È un'eresia questa. Se la Bibbia è parola di Dio in parola umana, tu attraverso la parola umana arrivi alla parola di Dio, ma non arrivi direttamente alla parola di Dio. Ci siete? Ma poi c'è un altro problema. Se la Bibbia ha come autore Dio e come autore l'uomo, la Bibbia è inerrante o esprime la verità? Voi dite, questione di lana caprina. No, 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 no. Se la verità è il rapporto fra come io vedo la realtà e la realtà, questo è un orologio. Non posso dire che questo è il Big Bang della Torre di Londra. Questo è un orologio. C'è un rapporto fra me e la realtà, che io la conosca bene, del tutto perfetta, che io modifichi la realtà mentre la conosco. Sono tutte questioni di gnoseologia. Ma io dico la verità quando dico ciò che vedo, ciò che sento, ciò che provo, ciò che odo. Dico la bugia quando io esprimo con le parole qualche cosa di diverso fra ciò che io vedo, ciò che io odo, ciò che io sento. Ci siamo? Inerranza, invece, significa che tutte le cose le dico esatte. Questo non è possibile. Noi oggi siamo arrivati ad una esattezza di scienza molto alta, ma non definitiva. Quando io ero bambino, se avevi mal di fegato, ti dicevano mangia la pasta in bianco col burro. E ti prendevi di quelle tonate al fegato che erano formidabili, vero? Era in bianco. Oggi la scienza medica ti dice, guarda, meglio un po' di olio, anche se è pesante. Mangiamo leggero, pasta all'olio. Beh, vai piano che non è proprio leggero. Man mano la scienza cammina, man mano si precisa. Quando l'uomo concepiva la terra piatta, è chiaro che vedeva le cose in un determinato modo, per cui il sole si muove e la terra resta ferma. E allora giustamente lo scrittore sacro dice che Giosuè ha detto fermati o sole. Ma perché? L'autore esprime ciò che vede. Non ha una concezione scientifica. Ha la concezione scientifica di allora. Parola di Dio in parola umana condizionata dalla cultura del tempo. Allora la Bibbia non è inerrante. È inerrante per quanto riguarda la fede. Per tutto il resto la Bibbia dice la verità, cioè nel senso che l'autore sacro esprime con coerenza quella capacità di rapportarsi alla realtà secondo la cultura del suo tempo. Vi è chiaro il concetto? Quindi voi nella Bibbia potete trovare anche cose scientificamente oggi, con la conquista della scienza odierna, ritenute non corrette. Però l'autore non sta mentendo, sta dicendo ciò che la sua esperienza culturale
li faceva capire della realtà sia scientifica sia storica. Questo è un dato molto importante da aver chiaro in testa, altrimenti diciamo delle stupidaggini. Quindi, qui, sì, per quanto riguarda la fede, non per quanto riguarda scienza, storia e altro. Qui, sì, per quanto riguarda scienza, storia e altro. Poiché dunque tutto ciò che gli autori ispirati o agiografi, Achios, Grafos, Grafo, scrivo cose sacre, o l'uomo sacro scrive, agiografo, asseriscono è da ritenersi asserito dallo Spirito Santo. Bisogna ritenere per conseguenza che i libri della Sacra Scrittura insegnano con certezza, fedelmente e senza errore, inerranza, la verità che Dio per la nostra salvezza volle fosse consegnata alle Sacre Scritture. Pertanto, ogni scrittura divinamente ispirata è anche utile e cita appunto il testo di Seconda Timoteo 3, 10-17. Però quello che è importante è tenere presente che questo senza errore riguarda la fede, non i dati che noi oggi chiameremo scientifici, perché la loro concezione cosmologica a livello culturale quella volta era diversa dalla nostra. Prego. Allora noi quando faremo nel mese di aprile toccheremo l'interpretazione biblica, lì bisogna dare nome e cognome alla validità delle cose presenti nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Se l'Antico Testamento fosse completo non ci sarebbe bisogno del Nuovo, mentre l'Antico Testamento non è completo nelle sue idee, e questo non lo dico io. Lo dice qualcuno, che è molto più importante di me e di voi, che veniva chiamato Rabbino di Nazareth, il quale disse: non sono venuto ad abolire, ma a dare completezza. Grazie, arrivederci.